Però, ribadisco, chi deve chiedere perdono è lei a te, perché la canzone l'hai scelta tu. E la immagino. Fa benissimo. E hai scelto una canzone che lui non è in grado di cantare. Hai provato questa? A tutelarlo. Posso finire? Certamente. Allora, non l'hai fatto cantare per 3 settimane. Hai rifiutato compiti di canzoni che avrebbe potuto sicuramente fare mai peggio di questa. Ah sì? Gli affidi una canzone che non può cantare perché tu, inconsapevolmente, non è una colpa, pensi che il ritmo lo aiuti. Il ritmo lo mette in difficoltà. Certo, Sere Nere era meglio la prima puntata. Quindi Sere con tutte le salite. Quindi chi si dovrebbe... Si può interpretare in tanti tu modi. Tu sei veramente esistono una Esistono le carogna. Tonalità, esistono tante cose. Allora, quello che io consiglio sì, è, sì. Come ha fatto lui, che è stato molto carino e simpatico e divertente, sì. Nell'inginocchiarsi chiedendo perdono... Era un gioco. Dovresti... L'ho capito. Dovresti no, mi pare che non capisci tu, tanto. Però nei suoi, al suo cospetto, perché sì. Hai sbagliato Petty Seven no, un'altra volta. No, tesoro mio.